Io sono la mamma di un bambino di 5 anni e mezzo, affetto da una malattia neuromuscolare. Se vai in arresto respiratorio e la maestra va in panico perché non si è mai trovata di fronte a una situazione del genere, chi si assume la responsabilità? Ci vuole, per legge, una figura infermieristica che sta a scuola con lui. Io alla fine sto facendo quello che dovrebbe fare un infermiere, stare lì a scuola nel caso in cui serve intervenire e aiutare mio figlio. Se non posso andare io, sto bambino non va a scuola. Se non ci sono io o magari ecco io sono impossibilitata, sto bambino non frequenta. E comunque lui ha bisogno di andare a scuola. Io sono la mamma di Lorenzo, un bambino di 5 anni e mezzo che è affetto da una patologia rara, l'atrofia muscolare spinale di tipo 1, dalla nascita. È una malattia neuromuscolare che provoca comunque l'indebolimento di tutti i muscoli, compresi quelli respiratori e anche ovviamente la deglutizione. Lorenzo quando si sveglia al mattino deve fare una terapia respiratoria fatta di 60-70 insufflazioni di ambu, 5-6 pompate di macchina della tosse che serve alla fine a smuovere questi muchi che si accumulano durante la notte e poi va aspirato. Questo perché durante la notte non ingoiando lui si accumulano e il rischio che poi dopo si bloccano le vie respiratorie. Quindi fa questa terapia anche per allenare i polmoni perché come essendo una malattia muscolare i polmoni non funzionano al 100%, quindi tutto questo serve per tenerlo anche allenato. Poi va a scuola la mattina, torna, mangia perché lui ha degli orari, lui ogni 3-4 ore mangia perché comunque è un bambino che mette poco peso, la patologia lo porta, fa i compiti, pomeriggio fa fisioterapia, subito dopo va al centro a fare psicomotricità e poi il giorno dopo di nuovo le stesse cose, va alternata con la logopedia, senza contare che lui comunque di tanto in tanto fa visite in ospedale oppure a Roma, giusto per comunque tenere il quadro clinico un po' sotto controllo, perché comunque è una patologia abbastanza particolare. Io penso che ogni bambino ha diritto allo studio, una figura infermieristica che sta a scuola con lui ci vuole per legge, perché comunque se si accumula la saliva alla bocca solo un infermiere può aspirare. Bene, settembre io faccio un incontro a scuola con la dottoressa dell'ASL, le maestre dell'asilo, le maestre nuove, giusto per vedere quello che serviva a Lorenzo. Gli dico che serve comunque un infermiere e anche una sedia a rotelle adatta al banco, perché quella attuale che ho io qui a casa è più bassa del banco che sta a scuola. Da lì io mi reco subito all'ASL. Guardate che fra 2 settimane inizia la scuola, a mio figlio serve un infermiere, e loro lì mi dicono non è più competenza nostra, è una cosa che si deve vedere la scuola col comune. Arriva dicembre, mando proprio mio marito al comune, dico vatti a informare perché è passato pure dicembre, non abbiamo ancora avuto notizie, novità, cioè da dove deve arrivare questo infermiere? Al che l'assessore dice a mio marito c'è una legge che obbliga il dirigente scolastico a fare una formazione all'insegnante. Mio figlio se va in arresto respiratorio e la maestra va in panico perché non si è mai trovata di fronte a una situazione del genere, chi si assume la responsabilità? Vado dall'avvocato e faccio mandare le diffide al comune, all'ASL e alla scuola. Faccio un altro incontro con la dottoressa dell'ASL a scuola e la dottoressa mi dice che sarebbe venuta a scuola a fare un sopralluogo per vedere effettivamente che tipo di sedia a rotella dare. Dicembre io sollecito questa dottoressa, dico guardate, stiamo ancora aspettando, mio figlio sta scomodo perché non riesce a scrivere bene, mi risponde via email, sarebbero venuti dopo le feste di Natale. Ad oggi io non ho ancora ricevuto nessuna telefonata. Lorenzo ad oggi va a scuola, ci sono io con lui tutti i giorni, dalle 8:30 fino a 11:30, mezzogiorno, dipende. E ho un'altra figlia di 2 anni e se io non posso andare a scuola, che magari non mi sento bene o magari non ho chi dare la bambina, lasciare la bambina, mio figlio resta a casa. Io alla fine sto facendo quello che dovrebbe fare un infermiere, stare lì a scuola nel caso in cui serve intervenire e aiutare mio figlio. Morale della favola, abbiamo bloccato la scuola, massima solidarietà da tutte le mamme dell'istituto e abbiamo fatto un'assenza di massa. E proprio quel giorno nel pomeriggio si sono riuniti il sindaco, il comune, l'ASL e la scuola. È stato martedì 16, ad oggi io non ho ancora avuto una risposta. Se non posso andare io, sto bambino non va a scuola, se non ci sono io o magari ecco io sono impossibilitata, sto bambino non frequenta. E comunque lui ha bisogno di andare a scuola. Ci sono dei diritti e questi diritti vanno rispettati. Sono minori, hanno diritto ad andare a scuola. Che devo vedere in televisione? Il diritto dei disabili, inclusione. Tutta una bella facciata. Perché io che ci sto dentro vedo che Pozzuoli è bella, ma all'interno è marcia. Veramente io non ne posso più, ma non che non ne posso più perché io mi scoccio di stare vicino a mio figlio a scuola. Perché io vedo che non vengono riconosciuti i diritti di mio figlio e io devo battermi. Anche perché devo insegnare a mio figlio che un domani deve battersi per i suoi diritti. Io non sono eterna. Quando io non ci sarò più, ci deve pensare lui.